È lì da chissà quanto tempo. Balbo, hai passato l'Atlantico, ma mica la Parma. Qualcuno dice già dal 1930 o poco dopo, quando Italo Balbo compì le sue prime trasvolate oceaniche. Ma forse a quell'epoca sarebbe stato piuttosto pericoloso sbeffeggiare così pubblicamente un ministro di Mussolini. Perché ormai colui che nel 1922 aveva guidato a Parma migliaia di camicie nere per mettere a ferro e fuoco i rioni popolari era diventato un uomo potente, tra i più fidati gerarchi del dittatore. E mentre la stampa di regime osannava le sue gloriose imprese aviatorie, per la gente dei borghi sarà stata una bella soddisfazione ricordarne invece la cocente sconfitta nell'afa d'agosto di 10 anni prima. Ma forse, appunto, a quell'epoca era solo una battuta d'osteria, sussurrata di nascosto tra i compagni che non si rassegnavano al regime. Finita la guerra e il fascismo, però, sul muro del torrente quella battuta comparve davvero e ancora c'è, a segnare l'orgoglio antifascista di Parma, che a 100 anni di distanza si vanta di essere stata una delle poche città che nell'ormai lontano agosto 1922 ha saputo fermare il fascismo, che non ha piegato la testa di fronte a chi si mostrava violento e ingiusto. E anche in questo motto sagace sta l'anima schietta di una parte della città che questa mostra vuole raccontare.